Terzo tempo con la Scuola Calcio Austriana in vantaggio per 3-0. Rosso-blu in azione. Lancio in profondità. Di nuovo pallone per il numero 18, Belladonna. Rosso-blu in azione. Pallone in profondità. Di nuovo la squadra dell'Amatori Sarno in azione. Aquilotti Sarno in azione. Pallone che viene perso. Scuola Calcio Austriano in avanti. Si ripropone. Sfera che viene giocata a centrocampo. Il tacco bellissimo, questo tacco del numero 7 Argento, grande calciatore. Ecco qui Gregori Di Palma, bellissimo questo dribbling, ancora Gregori, Gregori in azione, poi l'arbitro fischia un fallo. Punizione per il rosso-blu. Il lancio. Sfera a centrocampo. Argento. La finta. Fallo. Attenzione, punizione. Fallo commesso sul numero 9, Serafino. Per l'arbitro è punizione netta. Punizione netta, se ne incarica il numero 7 Argento. C'è una barriera. Argento ci prova. Sinistro di Argento, bravo, bravo. Il suo tiro felpato di classe ha cercato l'angolino basso nelle immagini, appunto Argento, giocatore molto in forma in questo momento. Fondo area, ancora Argento in azione, palla in out, rosso-blu in avanti. Gregori, bravissimo. In azione ancora i giocatori della Scuola Calcio Austriano. Bellissimo questo pallone offerto ad Argento. Argento in area di rigore. Il pallone è stato offerto da De Vivo. Bellissima palla offerta da De Vivo. Altro giocatore fondamentale per la Scuola Calcio Austriano. Dalla bandierina Argento. Il sinistro, pallone che viene deviato. Il cross in area di rigore, sfera ribattuta, c'è un batti e ribatti, tiro finale, sfera che termina fuori, deviazione. L'arbitro comunque di summa sta arbitrando un'ottima gara. Il cross in area di rigore e fallo di mani, l'arbitro ha visto. Punizione a fuori della Scuola Calcio Austriano. L'arbitro misura la distanza.
tiro finale, gol, rete di Di Palma, ancora lui protagonista che va a salutare il pubblico insieme ai suoi compagni di squadra. Di Palma e Gregori insieme al numero 7 Argento, 4-0 il risultato. Si riparte da centrocampo. In azione la squadra della Scuola Calcio Striano che avanza, pallone deviato, rimessa laterale. Gregori, anzi scusate, Belladonna, si cerca una triangolazione, un gioco molto confuso tra le due squadre, c'è un batte e ribatte, la palla termina alla fine fuori, rimessa laterale e la squadra degli Aquilotti Sarno incrementano il ritmo di gioco, si portano in avanti, pallone in out. Rimessa laterale per la squadra per la Scuola Calcio Striano. Il cross, sfera deviata. Di nuovo il numero 3, Antonio Rendina. Pallone al centro dell'area di rigore. Riconquistata. Gregori, palla fuori, rimessa laterale, pallone al numero 18 Belladonna, giocata in orizzontale, la sfera viene riconquistata dai rossoblù, sfera fuori, batte il numero 4 Polito. Tutti hanno il loro cognome, vedete, scritto dietro le maglie. Gregori. Poi c'è la fuga, attenzione, degli Aquilotti Sarno. Per l'arbitro è posizione irregolare. L'arbitro di somma di Castellammare ha arbitrato un'ottima gara. Punizione. Palla che viene riconquistata da Argento. Ottima la sua partita. Oggi molto incisivo e concreto. Il laterale destro della Scuola Calcio Striano. Pallone fuori. Fondo area. Il lancio bloccato. Sfera deviata dal numero 15 De Vivo. Lancio in profondità, Aquilotti Sarno in azione, ci provano. Palla che viene ribattuta, ancora gli Aquilotti Sarno continuano nella loro azione di gioco. Fallo, punizione. Punizione battuta dalla Scuola Calcio Striano. Il lancio in verticale nelle braccia del numero 1, Migliaro, che blocca. Pallone fuori.
c'è scuola calcio. Sto blu, lancio in verticale, c'è la possibilità. Il tiro di destro ribattuto, c'è stata un'ampia possibilità per Pescicolo di poter realizzare il gol. Ed ecco che c'è il contropiede, palla fuori, pallone per Pescicolo. Pallone deviato. Pallone in avanti. Corazzo con la calcio Strea in azione. C'è l'avanzata del numero 21, del numero 20, ossia Ferrara. Ancora Anquilotti Saro in azione, ma c'è la scuola calcio Striano che continua a non mollare. Lancio in profondità sul laterale per Pescicolo. Ancora Aquilotti Sarno. C'è un tackle. Fallo, punizione. Rosso-blu in azione. L'apertura, fuori gioco secondo l'arbitro, punizione. In azione ancora la scuola calcio Striano. Il cross di Gregori, pallone in area di rigore bloccato dal numero 1 Migliano. Il destro, pallone in profondità, fermato. Ed ecco il numero 3, il cross, pallone ribattuto, fallo, punizione secondo l'arbitro per gli Aquilotti Sarno. Ecco Corrado nelle immagini, se ne incarica il numero 4 base. Base, il destro, base, bellissimo a questa sua intenzione, applausi del pubblico, blocca il numero 1 Aniello di nuovo in gioco l'iniziativa della squadra di casa che avanza. La scuola calcio Striano in azione. Rosso blu in azione. Oh!
passaggio arretrato, ottimo l'intervento del portiere della scuola calcio Striano. Il destro, palla deviata, corner, il cross, rete, rete di Gregory. Gregory mette a segno il quinto gol e quindi la scuola calcio Striano raggiunge il 5-0. Illuminazioni rosso-blu. In gioco. Rosso-blu in azione. L'apertura in avanti della squadra rosso-blu. Pallone fuori. Batte il numero 4 Polito. Lancio in verticale, tiro finale, pallone raddoppiato, c'è una sovrapposizione nel gioco, sfera fuori, Corrado sul pallone, gli Aquilotti Sarno in azione. La palla poi spazzata via. Ancora Di Palma. Cerca il pallonetto. Il pallone nelle braccia del numero 1 Sorrentino che blocca. Finisce la partita, la scuola calcio Striano si aggiudica questa vittoria di questa derby, possiamo dire, della Valle del Sarno. Per 5-0. Grazie dell'attenzione e arrivederci alle prossime gare.